DG Photo Art. It's media, it's art. Siamo al Teatro Cilea per la presentazione del cartellone artistico della nuova stagione teatrale. Abbiamo cercato di pigliare il meglio e il grande successo dell'anno scorso è cercare di ancora provare a migliorare. Noi pensiamo di averlo fatto perché se guardate minimamente quello che ci sta qua, mettere insieme insomma, comici o attori come Bucci Rosso, Biagio Izzo, Schettino, Paolo Caiazzo, il gruppo Ciro Ceruti con Maria, con il gruppo di Fatti Unici, sulla musica, il debutto di nuovo di De Crescenzo con un nuovo spettacolo, Enzo Avitabile con un nuovo spettacolo a teatro qua con noi, Sal Da Vinci a Natale con questo spettacolo meraviglioso. E, insomma, sulla musica abbiamo due musical fantastici, Shakespeare in Love, che gira tutta l'Europa, e Aladdin, con debutti in napoletano. Sono tutti spettacoli che vedremo solo al Cilea. E in più abbiamo un classico con Enzo Cannavacciuolo, con Novecento napoletano, Gennaro Cannavacciuolo, e poi penso, noi crediamo di aver superato ancora. Insomma, l'anno scorso è stato una stagione felicissima, perché il teatro ha quasi triplicato i numeri di spettatori rispetto agli anni precedenti, soprattutto in Campania è stato quello che ha staccato più biglietti. Quindi questa è la cosa che mi rincuora, perché l'obiettivo era portare non solo gli adulti a teatro, e per portarli oltre l'abbonamento che fa staccare i biglietti, e ci siamo riusciti, perché questo è il nostro viaggio, per capirci. Quindi il viaggio continua e siamo veramente felici di tutto questo. Guardate il cartellone per capire che al centro c'è il meglio della napoletanità che rappresentiamo in questo momento, e di questo dobbiamo essere orgogliosi, non di altro. L'anno scorso, insomma, è stato un anno di partenza sul quale, insomma, ci siamo messi su carta io e Nando, ho detto raggiungiamo questo numero, l'abbiamo duplicato, quel numero che ci eravamo immaginati. Quest'anno, a vedere ieri sera il cartellone che abbiamo messo insieme con questi nomi, con questi spettacoli, ieri sera tutti e due da soli ci siamo guardati e ci siamo, come si dice in napoletano, arrecreati, perché è veramente complesso in una città, in un teatro, insomma, come questo, avere tutti questi nomi in un solo cartellone. Quindi veramente è un'emozione grande, è una soddisfazione incredibile. È molto piacevole per me non solo, come dire, annunciarvi che il lavoro dell'Accademia continua, e continua felicemente anche l'anno prossimo. Stiamo già raccogliendo una quantità di richieste di accesso veramente entusiasmanti. Quello che è successo in questo primo anno, nonostante, come dire, sia stato comunque un primo anno, è veramente una grande gioia per chi come me, come dire, ha una certa età. Ma alle gioie spesso si aggiungono altre gioie, perché avevamo bisogno di nuovi amici e di persone che ci facessero compagnia in questo percorso didattico. Enzo Avitabile ha raccolto questo invito come al solito, con la sua grandezza d'animo, col suo talento e con la sua naturale esperienza musicale, per cui sarà la persona che si prenderà cura musicalmente dei nostri allievi, e non potrebbero chiedere di meglio, insomma. Quindi noi siamo qua, vi aspettiamo, e a settembre ci saranno i nuovi provini, le nuove sessioni di ammissione. Ci sarà quindi il secondo anno formato dagli allievi che si diplomano quest'anno e i nuovi allievi che arriveranno, e quindi il Cilea continua con un'accademia fatta dei due corsi dei tre anni previsti. Ci sarà un mio spettacolo, quattro rappresentazioni della parola, il suono e chiaramente la danza. Ringrazio il Cilea di questo invito, ringrazio chiaramente il mio amico Lello. Sarà un lavoro particolare, perché avremo un maestro che è Tony Guido, che farà la parte di rudiments, no? La parte dei fondamentali, che secondo me è uno degli elementi di base di un percorso formativo. Dopo ci sarà un'attenzione da parte mia proprio nel rendere individuale questo percorso, nel senso di lavorare sulle varie personalità, perché alla fine poi è importante recuperare quello che ognuno ha per creare poi dei suoni nuovi, originali, e creare dei cantanti che non siano di maniera, esattamente il contrario di quello che succede nei talent, che si cerca di massificare tutto, voce,
controllo tecnico espressivo, noi cercheremo di recuperare una vocalità che sia innanzitutto vicina alla nostra terra, Napoli, perché io dico una cosa, la musica napoletana è musica del mondo, e se è musica del mondo è anche musica italiana. La musica italiana è musica del mondo, ma se è musica del mondo è anche napoletana. Quindi porteremo un messaggio di non definizione ma di suono puro. Simone Schettino, protagonista della nuova stagione teatrale del Teatro Cilea 2018-2019. Partiamo da una domanda. Si stava meglio quando si stava peggio? Si stava uguale quando si stava peggio, perché in realtà tutte le epoche sono state difficili. È chiaro che noi ci lamentiamo di questo perché la stiamo vivendo, ma basta studiare un po' la storia, non c'è mai stata un'epoca facile, quantomeno in 50, 60, 70 anni di storia, per cui voglio dire, l'epoca nostra è fatta di alti e bassi. Ci lamentiamo di questo perché la stiamo vivendo, ripeto, non è che chi ha vissuto in passato ha vissuto molto meglio, quindi un po' di ottimismo ci vuole. Un ottimismo che tra l'altro, voglio dire, si verifica anche per me stesso, non mi aspettavo neanche questa sorpresa di stare in cartellone. Tanto è vero che avevo prenotato l'abbonamento al Teatro Cilea da spettatore e ora mi trovo che ho pagato anche il mio spettacolo, non fa niente. Voglio dire, già lo conosco, però con piacere sto in cartellone. Tanta comicità ma anche tanta modernità, ci sono anche degli elementi tecnologici, diciamo, all'interno di questo spettacolo che apportano sicuramente delle innovazioni. Penso che sia inevitabile che in un'era tecnologica stare al passo coi tempi è inevitabile, altrimenti voglio dire i giovani poi si disaffezionano al teatro. Quindi determinati accorgimenti oggi gioco forza, bisogna intromettere, e anche con piacere, devo dire la verità, perché la tecnologia ha i suoi vantaggi, basta sfruttarla in modo intelligente. Io dico sempre, ad esempio, lo smartphone è una grandissima invenzione, molti si lamentano, effettivamente se uno lo accende solo per scemità può risultare nociva, ma ha un potenziale enorme, come tutta la tecnologia. Grazie, in bocca al lupo. A voi. Biagio Izzo presenterà lo spettacolo I fiori del latte per la nuova stagione teatrale del Cilea. Perché questo titolo? Di cosa si parlerà? E questo devi chiedere all'autore, perché questo titolo? Io non sono di qua, vengo da Napoli, non ne so. Sono portato il garofano stamattina con me, un omaggio floreale per te. È uno spettacolo molto molto bello, è sulla falsariga di Mi manda Pigone, è uno spettacolo dove si ride tanto, ma si parla anche del sociale, perché è proprio la linea che piace a me. Tirare fuori degli argomenti, dei problemi, delle problematiche che attanagliano la nostra società, ma col sorriso sulle labbra. Secondo me il comico ha questo grande dono di tirare fuori degli argomenti duri, ma senza far storcere il naso a nessuno. Grazie. Fatima Trotta, sarai protagonista del musical Aladdin insieme a Manuel Frattini, ci condurrete nelle magiche atmosfere d'Oriente. Parlaci di questo progetto. Beh, c'è tanto da dire, c'è veramente tanto da dire, perché veniamo da un altro successo che è appunto Robin Hood 2.0, dove abbiamo avuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico, tanti sold out, e ti ripeto, è stato il mio debutto con Robin Hood e mi è piaciuto così tanto che ho detto perché no, perché non rifare quest'altra grande esperienza. Tra l'altro uno spettacolo scritto da Stefano D'Orazio con le musiche dei Pooh, un team creativo assolutamente d'eccezione, le coreografie di Gillian Bruce che ha lavorato a Broadway e adesso si è innamorata della nostra compagnia, al mio fianco il numero uno dei performer in Italia, che è appunto Manuel Frattini, non solo un grande artista ma posso dirlo anche un grande amico. Grazie. Grazie a voi, ciao. Eccoci con Maria Bolignano e Ciro Ceruti, e c'è anche Paolo Cagliazzo, che sono i protagonisti dello spettacolo Fatti Unici. Allora, questo spettacolo è figlio di un programma televisivo di grande successo. Cosa ci aspettiamo? Cosa ci dobbiamo aspettare da questo spettacolo? Ma no, devi fare la promozione, Ciro, devi dire che lo spettacolo... No, è ansioso, che... Non va aspettare.
che facciamo ridere. Non possiamo caricare di aspettative, capite? Poi, Ma io se fossi un venisse. Ma, va bene così. Ma ci sono tante altre cose da fare. Insomma, l'8 novembre, non li state a sentire. L'8 novembre, se non avete nulla da fare, ma pure se avete qualcosa da fare, disdicete, venite al Teatro Cilea perché ci sono questi tre corpi. Ma già segnalo. Disdici. Ricordo, sto vicino a te, tu mi influenzi. Ma quando mai? Non è vero. Qualche anticipazione sui vostri personaggi? Io faccio il commissario, però appunto volevo dire, visto che siamo qua anche con gli autori, uno sviluppo sul commissario, tipo che ne faccio, una cosa più alla NCIS, CSI. Il primo atto il commissario. Non vogliamo dire, ma il tuo personaggio muore, esatto, e viene sostituito da Capocaiazzo che assume, e poi invece poi torni come fantasma all'interno della parte. Mi sono buttata la zappa sui piedi. È vero che ci sono anche delle location particolari che vengono realizzate con delle tecnologie apposite per far sì che la storia si possa sviluppare attraverso questi due luoghi. Sì, no, vado a fiducia, lui ha detto che è così. Allora, aspetta, andiamo da Ciro Ceruti che sta curando in primis. No, ci saranno delle, tramite delle immagini proiettate dietro con dei video, ci saranno varie location, cioè varie, due location, che è il commissariato e la casa. Probabilmente tra un cambio e l'altro ci saranno delle terze e quarte location. Ma tu che stai dicendo? Non lo sai. Tanto che non si immagina, non si parla. O l'igniamo in secondo giorno. Fotografia, capito? Allora notizia strepitosa, effetti specialissimi. Grandi sorprese. Bene, a presto allora. A presto. Salda Vinci tra i protagonisti della nuova stagione teatrale 2018-2019 del Teatro Cilea. Sarai presente qui al Cilea con uno spettacolo di Natale, vuoi darci qualche anticipazione? Ma l'ho detto anche in conferenza stampa, è in continua evoluzione questo spettacolo, sicuramente saranno delle serate magiche ricche di impatto emotivo, è quello che naturalmente cerco di fare ogni volta che mi esibisco, ogni volta che scrivo qualcosa di nuovo. Io sono veramente contento di ritornare al Teatro Cilea, il pubblico del Teatro Cilea, i frequentatori del Teatro Cilea, quelli che comunque dovranno abbonarsi, quelli che comunque mi seguono. Insomma, sarà una festa nel periodo natalizio che naturalmente tanti di noi amano condividere, amano partecipare alla festa natalizia. Sarà una vera e propria festa, non svelo nient'altro perché mi piace sorprendere. Esatto, vedremo allora, a presto. A presto, ciao ragazzi.